mi sono sempre interessato praticamente di prove di volo. Prima come tecnico sperimentatore per le prove del prototipo del Piaggio 808, il bireattore che era praticamente il primo velivolo che veniva costruito in Italia per il trasporto passeggeri e che rimarrà ancora praticamente l'unico velivolo che sia stato certificato in questa categoria in Italia. E dopodiché ho fatto il pilota sugli aeroplani lì turboelica che c'avevo alla Piaggio. Dopodiché sono stato pilota con la dottoressa di produzione e alla fine sono andato in pensione come pilota con la dottoressa di produzione e ho assunto l'incarico di capo servizio delle prove di volo. E poi dopo ho lasciato per problemi fisici della moglie e adesso ho dei grossi problemi fisici io. Infatti sono sotto chemioterapia anche in questo momento. Va bene, in Piaggio sono arrivato quindi nel 65 perché mi aveva fatto il mio nome a Piaggio l'ingegner Morelli che si interessava di prove di volo appunto e che io conoscevo perché anche lui era ufficiale tecnico al reparto sperimentale di volo da dove appunto provengo io e un reparto proprio l'incarico di valutare la produzione aeronautica italiana e che manda il suo personale nelle scuole apposta per collaudatori che ci sono in America, in Inghilterra e in Francia. E io come Ligia Morelli appunto ero stato mandato in Francia a fare appunto la scuola del collo di personale navigante. E quindi avevo la qualifica di tecnico sperimentatore di volo, cosa che serviva alla Piaggio in quel momento perché il prototipo del PD-808 aveva già volato, però effettivamente doveva riprendere l'attività in quanto era stato necessario una serie di modifiche importanti e in pratica insomma l'aeroplano doveva ripartire. La sperimentale aveva già fornito alla Piaggio in prestito, diciamo così, un pilota collaudatore, il colonnello Vaso Ferretti, ed un motorista. Il motorista praticamente poi quando sono arrivato io già non c'era più e anche il colonnello Ferretti di lì a poco avrebbe dovuto ritornare sino all'aeronautica militare. Quindi io appunto, pur essendo militare, così avevo interesse a passare civile, quindi sentendo appunto così le prospettive che c'erano in Piaggio, fui naturalmente molto lusingato e infatti arrivai a Genova. Fui portato dal professor Casiraghi, che era direttore praticamente facente funzione di tutto generale praticamente, a Genova in Viale Brigate Bisagno, il quale però il professor Casiraghi non aveva niente da chiedermi, niente da dirmi, mi cacciò subito nell'ufficio dell'ingegnere Armando Piaggio, il quale poveretto, insomma così, era già molto anziano e sofferente. Si limitò subito a raccontarmi i problemi che gli dava questo velivolo appunto nuovo. E
aveva mi ricordo, la sigaretta lì sempre in bocca e parlava proprio anche a fatica, insomma, e la prima cosa così che mi disse, dice, ah, tra le tutte le prove che devo far fare sul prototipo, c'è anche quella dell'impatto del pollo sul parabrezza. Dice, devo fare appunto così dei bonifici, perché chiedono sempre soldi. E lì per lì, insomma, rimasi anche stupito, perché dice, cosa c'entro io appunto, insomma, con le prove del pollo. Insomma, in pratica ci sono dei laboratori apposta dove naturalmente preparano del mock-up della cabina piloti, e contro il parabrezza sparano addirittura proprio un pollo vero, insomma, così freschile, ma morto di fresco, così da 4 libbre, mi ricordo, insomma, e che non c'era, erano prove di laboratorio che non aveva niente a che fare, insomma, davano poi la sicurezza, insomma, effettivamente, che qualora l'aeroplano avesse impattato contro un uccello non si sarebbe rotto il parabrezza, insomma, l'importante era dimostrare quello lì. Va bene, comunque appunto praticamente non ci fu anche lì bisogno di parlare molto, fui assunto, e l'ingegner Pietro Ruggeri, che era il responsabile delle prove di volo, il direttore del controllo qualità e il direttore dello sperimentale, che naturalmente aveva costruito e stava completando adesso tutti i miglioramenti sul PD808, fu lui, appunto, l'ingegner Ruggeri, a poi portarmi direttamente in macchina a Finale Ligure. E durante il percorso in macchina ebbi così la possibilità di capire meglio com'era la situazione e che cosa mi aspettasse. Cominciammo a lavorare subito per preparare l'aeroplano al volo, ma effettivamente era stato appena riassemblato, c'erano ancora in corso prove sul carburante, eccetera. E poi con l'ingegnere Ruggeri andammo anche all'aeroporto di Villanova d'Albenga, da dove appunto dove la Piaggio faceva l'attività di volo. Un aeroporto che come dimensioni di pista e soprattutto assistenza per il volo strumentale, così non era sufficientemente attrezzato, e difatti poi le prove del PD808 sarebbero state poi proseguite sull'aeroporto di Genova, dove fummo trasferiti sempre in strutture provvisorie. Quando le prove furono completate, praticamente, che durarono anche abbastanza, avevamo anche preparato naturalmente il programma di volo con Nello Ferretti, e naturalmente l'emozione era notevole. E soprattutto era notevole anche perché era tutto l'ambiente degli addetti, insomma, così, che naturalmente erano molto, come dire, orgogliosi, ma anche, diciamo, preoccupati per l'esito delle prove. Non dimentichiamo che l'808 aveva già volato, però in pratica era il primo velivolo a reazione che faceva la Piaggio. Era per questo che non c'era, diciamo così,
ancora abbastanza esperienza. Ed è stato proprio l'808 a costituire praticamente la base per la quale poi si arriverà anche al 180, che il 180 praticamente dal mio punto di vista, così, ha beneficiato tantissimo dell'esperienza che si era fatta la Piaggio sia per l'inviluppo di volo, praticamente già da velivolo a getto, parlo del 180, sia naturalmente per problemi dovuti a compressibilità, insomma, a volo ad alto Mach e compagnia bella, volo ad alta quota, problemi di pressurizzazione, eccetera. Comunque, insomma, era un aeroplano di 808 che effettivamente preoccupava in modo particolare. E noi, equipaggio di volo, eravamo preoccupati soprattutto per l'impiego da Villanova ad Albenga, primo volo dopo tutte quelle modifiche, in un aeroporto di una lunghezza di pista insomma limitata per un prototipo. E naturalmente con un sacco di incognite dovute proprio alla mancanza di conoscenza delle caratteristiche vere, quindi quando si decolla su un aeroplano naturalmente bisogna prevedere soprattutto la piantata di motore, no? E allora lì ci sono delle velocità di sicurezza al decollo, per cui se il motore pianta al di sotto di una certa velocità bisogna arrestare l'aeroplano, ma serve pista, altrimenti insomma così bisogna decollare con un solo motore e serve pista. Cioè tutte queste problematiche qui effettivamente insomma così preoccupavano un po'. Diciamo dal punto di vista professionale, così diciamo eravamo abituati a queste cose. Ma c'era anche un'altra cosa strana, che nella ricostruzione del prototipo era stata cambiata la conformazione della cabina piloti ed era stato necessario quindi cambiare anche sarebbe stato necessario cambiare i parabrezza laterali, che naturalmente non arrivarono in tempo. Allora, per non ritardare il primo volo, furono messe al posto dei trasparenti delle piastre di metallo, per cui in pratica insomma così non c'era visibilità laterale, avevamo solo la visibilità attraverso i frontali. E questo naturalmente poteva essere un problema, naturalmente anche per evitare eventuali collisioni con altri velivoli, che quello lì comportò una più precisa coordinazione con gli enti di controllo aereo, appunto proprio per evitare insomma così di trovarsi in conflitto insomma con l'altro traffico, insomma così. E però si svolse tutto naturalmente benissimo, soltanto che invece di riatterrare a Villanova Albenga andammo a atterrare direttamente a Genova. E lì naturalmente iniziò anche un periodo di scomodità, perché non c'era attrezzatura ricettiva adeguata in nessun campo, insomma l'aerostazione di Genova era proprio costituito da baracca, insomma l'aeroporto baracca di Genova era proprio allora veramente fatto da baracca, insomma, e la Piaggio sul piazzale grande dove c'è attualmente l'aerostazione e aveva fatto costruire così un piccolo edificio, un piccolo hangaretto dove ci stava un solo aeroplano praticamente e senza riscaldamento, solo con delle stufette, insomma cominciamo a volare mi ricordo il 4 di novembre, che era il giorno festivo, insomma, ma per guadagnare tempo, insomma, effettivamente tutti i momenti erano necessari. E lì effettivamente così non
non posso dire appunto, insomma, così, di non avere goduto delle grandi comodità, ecco. E fermo restando che già anche al Benga non c'erano grandi comodità, anche lì c'era un piccolo hangar metallico ex residuato, insomma, della guerra, immagino, e anzi per questo l'ingegnere Ruggeri mi raccontò un episodio, insomma, così che può essere particolare. E anni prima, tra i clienti Piaggio c'era stato anche un Assis che andò a ritirare un aeroplano a Villanova d'Albenga accompagnato dalla Callas, che era la sua compagna. Ebbene, la Callas ebbe bisogno di andare in bagno. Ruggeri ringraziò il cielo di avere appena finito di fare rimettere a posto il suo bagno, il suo gabinetto, insomma, così, che era uno sgabuzzino, insomma, così indecente, però almeno era stato appena rifatto, insomma, così. E quindi la Callas inaugurò naturalmente quel bagno lì, insomma, così, per dire, ma non era certo un ambiente, insomma, per raccogliere i clienti naturalmente facoltosi che abituati a ben alto servizio. Questa è l'unica critica che io appunto ho sempre fatto alla Piaggio, perché per arrivare naturalmente ad accogliere bene i clienti ha dovuto naturalmente far passare tanti e tanti anni, insomma, così. E anche i primi anni nel nuovo stabilimento di Genova, insomma, così, l'accoglienza non era adeguata. Dal punto di vista tecnico era un'altra cosa, effettivamente. Personale naturalmente in gambissima, motivato, soprattutto appassionato, che naturalmente non si tirava mai indietro, era disponibile a tutte le ore. E lì effettivamente era piacevole effettivamente lavorare. Riguardo alle prove di volo, per esempio ricordo che per la calibrazione dell'impianto pneumatico per avere la calibrazione del sistema di misura della velocità e della quota, così, che dispone l'aeroplano, così dovevamo usare come campione una sonda di pressione che veniva filata dietro l'aeroplano attraverso un tubetto così molto lungo, in modo che la sonda alla fine di questo tubo, così, immersa naturalmente nell'ambiente non perturbato dall'aeroplano, così potesse appunto dare i riferimenti, no? Insomma, in modo da vedere che la pressione atmosferica fosse esattamente quella lì, non influenzata dalla velocità e compagnia bella. Insomma, c'era questo, quello si chiamava un trailing cone, che sporgeva dall'estremità della coda e che però in volo doveva essere filato. Quindi in pratica è un lavoro che facevo io praticamente, mi alzavo lì dal posto del copilota, dovevo andare in fondo alla cabina, filare praticamente questo tubetto con il cono, che veniva appunto, questa sonda era collegata a un cono che faceva resistenza, quindi permetteva di fare. Allora era una cosa complicata, era una cosa da fare a mano. Cioè, una volta decidemmo, d'accordo con l'ingegnere Morelli e l'ingegnere Ruggeri, di provare a decollare con il tubo già sfilato.
solo che appena demmo potenza, il flusso del getto dei motori così fece sollevare il tubo e lo fece addirittura avvolgere intorno allo stabilizzatore, intorno alla coda. E meno male che appunto così Ligia Morelli che aveva la radio, appunto, meno male che appunto fu veloce e bloccò il decollo, portiamo il decollo, appunto, insomma, così, se no dovevamo andare in quelle condizioni senza quello. E poi dopo abbiamo avuto altri problemi. Un altro problema fu per esempio la vite. Il colonnello Ferretti doveva lasciare l'Appiaggio e sarebbe subentrato il comandante Ferretto, che era già il pilota effettivo di Piaggio, appunto, insomma, però non aveva ancora volato sull'808. E naturalmente così ci teneva effettivamente a farlo, perché si sentiva un po' penalizzato. Quindi arrivò poi l'autorizzazione a Ferretto di fare addestramento sul PD-808. Continuammo a fare le prove, però io... Quel giorno che Ferretto salì a bordo dell'808 mi misi praticamente nel sedile di dietro, quindi andammo in tre, c'era un programma da fare e cominciamo a fare quel programma, che prevedeva anche degli stalli, e andando a fare uno stallo in quota l'aeroplano andò in vite. E lì naturalmente l'emozione, insomma, ci fu perché nessun aeroplano per il trasporto passeggeri è concepito per fare la vite, insomma. Era naturalmente stata un difetto aerodinamico che sarebbe stato messo a posto successivamente nei migliori modi, però quell'occasione lì e Ferretto naturalmente cercarono di uscire dalla vite, probabilmente ognuno dando fastidio all'altro, insomma, così, perché certamente erano intervenuti entrambi praticamente, finché naturalmente era previsto il sistema di lancio, fu deciso naturalmente di aprire la botola di emergenza per eventuale lancio paracadute. Ebbene, fortunatamente quando si aprì la botola, insomma, così, anche l'aeroplano, insomma, sottoposto a un momento picchiante alla botola, insomma, così si rimise dalla vita, insomma, tutto andò bene in quel modo. Però da allora effettivamente in tre non volammo più.